Cristo agora é disso, nosso amigo hoje, abbiamo ospitato, fare a lui fa bene per queste cose. Amen, bacio a tutti. Ricordare qui la Clarissa, il pastore Mille, e voglio ricordare la sorella, che devono fare un omaggio a loro prima di tutto. Bene. Vieni. Anche tu. Dove
terra, apre le porte e dovete tornare qua. Gesù ha detto a Pietro, quello che io faccio adesso tu non lo sai, lo capirai
più in avanti. E io sono sicuro che più avanti noi vedremo che i piani di Dio sono sempre i piani migliori dei nostri. Amen? Noi le preghiamo per voi. Grazie. Signore Gesù, noi vogliamo ringraziare per la vita del pastore Budini, Signore, per la missione della Calisi, Signore, e dei suoi figli, Signore. Vogliamo chiedere, Signore, di non camminare la loro vita, che la tua mano sia sempre di loro, Signore, che loro ricevano tutto lo sforzo, Signore, tutto lo sforzo che loro hanno fatto, Signore, per questa opera, tutto quello, Signore, che tu hai dato nelle loro mani, Signore, e che loro hanno trasmesso, Signore, come è stato detto prima, anche col sacrificio della propria famiglia, del loro tempo, Padre, che tu, Signore, possa ricompensare loro, Signore, in amore, in gioia, in allegria, Signore, e continua, Signore, a coltivare, Signore, questo ministero nel loro cuore, a crescere la fiamma, Signore, e sappiamo che questo magari è un momento, Signore, dove loro riacquistano l'energia, Signore, noi sappiamo che l'opera non è finita, che loro, Signore, tu stai preparando qualcosa per loro, Signore, e noi sappiamo, Signore, che dove, dovunque tu li manderai, se loro resteranno conquistati da qualche parte, la tua mano sarà sempre nel loro, Padre. Chiediamo, Signore, che tu possa benedire questa famiglia, Signore, che li possa tenere uniti, Signore, per la battaglia per la quale tu li hai chiamati, Padre. E noi ringraziamo per la loro vita, per tutto quello che loro hanno fatto, per le benedizioni che tu hai dato nelle loro mani, Signore, per i miracoli che attraverso loro tu hai fatto, per le persone che attraverso loro tu hai salvato, Signore, e per le buone, Signore, i buoni frutti che loro hanno lasciato. Noi vogliamo ringraziarti nel nome di Gesù. Amen. Un ginocchio che così la persona pregare che non sono toccato. Amen, pregare. Signore Gesù, tu conosci, Signore, i cuori dei tuoi figli, Signore. Conosci la loro anima missionaria, conosci, Signore, il loro impegno nell'opera, Signore. Loro stessi hanno aperto questa opera, Signore. Loro stessi hanno consegnato questa opera nella mano del fratello, pastore Rubini, della missionaria Clarissa, della sua famiglia, Signore. E oggi loro si trovano qui, Signore, a prendere loro stessi la guida, Signore, di questo lavoro. E noi vogliamo chiedere che il cielo si apra in questo momento. E versi su di loro, Signore, tutta la saggezza, tutto l'amore, Signore, tutta la pazienza, tutta la forza, Signore, tutta l'unzione, Signore, necessaria, Signore, per guidare questo regno e per crescere, Signore, e per far crescere ancora di più, per continuare l'opera che i tuoi figlioli, Signore, hanno iniziato, Padre. E loro, che loro siano il proseguimento di questo lavoro, Padre. E noi vogliamo, Signore, che tu versi su di loro, Signore. Alleluia, Signore, che tu versi su di loro saggezza. Che versi su di loro, Signore, visione, Padre. Che versi su di loro l'amore per queste anime per quali che noi operano, Padre. E che loro, Signore, non vengono essere trattenuti da niente. Ma che tu li possa guidare in ogni passo che loro fanno, Padre. Che tu possa guidare, Signore, la loro vita. Che tu possa unire la famiglia, Signore. Che il nemico non venga a mettersi in mezzo, Signore, ma che loro siano, Signore, infingere, non fermare da nulla che il nemico metterà su di loro, perché noi chiediamo la tua mano su di loro, la tua protezione su di loro, Signore, che le barriere cadano, Signore, davanti a loro, Signore, e che tutto venga a essere pianato dalla tua parola, dallo tuo Spirito Santo, Signore. In questo momento, Signore, noi vogliamo chiedere e benedire i tuoi figli, Padre, nel nome di Gesù, affinché questa continui e continui e possa andare avanti, Signore, secondo il progetto che tu hai disegnato per questa opera, nel nome di Gesù. Amen. Adesso chiederei a Paolo e a fratello di salutare un saluto simbolico, pastore Lunieri e i Clarissi. È solo un saluto, un abbraccio a loro. Non è che ti state in un gennaio. Amen. Era presentato il collegio dei ministri, voi abbracciate i vostri nuovi pastori come se fosse tutta la chiesa che li abbraccia. Amen. Ci avete voluto in due giorni. Gloria, gloria, aleluya.
la Chiesa di Verbo. Secondo di me? Di resto, siamo di casa. So che c'è un mondo. A me, pastore, benvenuto a casa. Grazie per tutto che avete fatto oggi.
Ecco, intanto Pastore, non vedevi stamattina la prima richiesta o esaltazione come vostro pastore. Volevo dirvi che il pastore Lunidei, missionari carissimi, tutta la sua famiglia sono di benedizione, amen? Non è perché loro adesso non è più il pastore titolare della chiesa che hanno lasciato di essere una benedizione. Loro sono una fonte di benedizione. Amen? Sono sicuro che noi possiamo continuare rispettando la loro vita come il nostro pastore, pastore della chiesa qui, ognuno di voi. Amen? Amen. Ripeto, loro al lasciare il carico di pastore continuano ad essere una grande benedizione. Amen. Amen. Perché sono una fonte di benedizione. Amen. Solo questo voglio dire. Alleluia. Poi io sto arrivando alcuni tanti persone che conosco, voi possiamo anche raccontare un po' della storia, come è nata la obra, della chiesa, ma tanti anni non conosco. Forse sto arrivando, sarò come, non lo so, considerato un intruso, ma sono sicuro, volevo dire che prima di essere il vostro pastore, voglio essere un amico vostro. Voglio essere un amico, voglio anche essere ricevuto come un amico, deciderei poi non soltanto come una pecore, ma come amici, alleluia, insieme nell'amicizia, alleluia, poi aiutare un di l'altro. Soltanto questo che voglio dire, vi passo al vostro provvedimento e la mia conclusione finale. Gloria a Dio. Voglio ringraziare tutti quanti che sono stati a cuocere, voglio citare voi perché se voi giusti con tutti, sia il vostro cantapacchio, il vostro fratello, con le famiglie e con tutti voi, la vostra famiglia, vi ringrazio tantissimo. Voglio che il pastore siamo ancora qui per lavorare, per fare qualcosa ancora, per questo che noi vogliamo essere più sicuri ancora la nostra vita. In questo momento dobbiamo fare una dedica al loro papà. Prego io, mi chiesto prima alla signora Rui, mi vedo tutta la sera, c'è la dedica ai papà che non hanno ancora di pazienza, mi sento di curare. Affinché tu stia bene e abbia luce.